Attenzione! Colpo di scena! Ma te da quant'è che hai imparato? Vai! Oh! Ma spento la luce! Dai, Blubli! Dai! Cosa facciamo oggi, Blu? Mi avete chiamato? No, Filo, ho già capito, non dirmi che mi fa fare quella cosa. No, esatto, facciamo proprio quello invece. Non voglio farlo, Filo. Come no? Guarda, l'ho anche chiusa. Oggi Blubli imparerà ad aprire la porta. Aia. E cosa ci vorrà mai, Filo? Tanto l'hai già insegnato ad un cane. Il problema, raga, è che questo cane è un genio. Tanto è vero che a Mary e Shirley non sono mai riuscito a insegnarlo. Dai, basta parlare. Un attimo, a parte che quello è chiudere, allora, e poi un attimo, arrivo anche da te. Non sono mai riuscito a insegnarlo del tutto. Mentre, come potete vedere, col chiudere la porta ci siamo. Ma riuscirà Blubli a imparare ad aprire la porta? Bene, Blubli, sei pronta? No, veramente no. Vieni che dobbiamo imparare, dai. Uffa. Vieni qua. Allora, partiamo dalla porta. La porta è aperta. Questa così, è una porta, sì, vedi? Si fa così. E quella, vedi, è Lizza qui. Lizza, adesso però devi lasciarci spazio, Ma perché, Filo? Io lo so fare. Lo guarda. Deve far Blu. Spostati, vieni qui. Blu. Vediamo se ti ricordi. Vai. Chiudi la porta, Blu. No, Liz, no. Guarda, Blu, chiudi la porta. Ti faccio vedere. Vai, no, su. No, stai lì dietro. Filo, ma non è capace. Lascia lavorare, Blu. Bene, non solo non sappiamo aprire la porta, non sappiamo neanche più chiuderla. E l'aveva fatta da cucciola addirittura. Gliel'avevo insegnato come primissima cosa dopo la zampa. Non che adesso sei grande, eh. Vieni qua, dai. Vai, Blu, chiudi la porta. Ti faccio vedere io se sono grande. Perfetto. Ok, Blubli, adesso andiamo fuori e vediamo se sai aprirla. Potrebbe finire il video tra 10 secondi. Vediamo un po'. Chiusa la porta. Il premiente è qui. Lo vuoi? Op. Apri la porta. Attenzione. Attenzione perché ha beccato la maniglia. Siamo già... No, no, un buon punto, ma non siamo messi male. Blu, di nuovo. Apri la porta, vai. Eccomi, apro io. No, sopra, brava. Io adesso devo tipo fare. Lei ha messo la zampa sulla maniglia, la premio, mangia la pappa e poi ovviamente non c'è riuscita. Attenzione perché è risaltata. Brava, con calma. So che cosa vi state chiedendo e me lo sono chiesto anch'io. Per insegnare a Blu ad aprire la porta, ma come hai fatto a insegnarlo a Liz? Basta semplicemente replicarlo. Allora, intanto sono invaso da cani. C'ho le mani che profumano dei premietti. Il problema è che io non me lo ricordo e probabilmente Liz l'ha imparato tipo da sola perché è un genio, vero? Intanto chiudo la porta per un po' di privacy. Insomma, ragazzi, praticamente dovremo ripercorrere tutti gli step. E quello che mi viene da pensare è che la prima cosa da fare è far sì che lei metta la zampa sulla maniglia. Allora, bocconcini squisiti. Vediamo se riusciamo a farle mettere la zampa sulla maniglia. Devi fare op e mettere la zampa qui. Ecco, l'ho fatto. No, non l'ha messa. Ma come? Vai, non l'ho fatto? L'ho fatto, Filo. Bene, brava, vieni. Brava piccolina, brava. La difficoltà sarà, oltre a consolidare questa cosa della maniglia, anche poi a farla forza per tirar giù questa maniglia. Quello sarà la vera cosa difficile. Op. Carica! No, non devi buttare giù la porta. Zampa sulla maniglia. Brava, forse l'ha fatto, raga. Bene, mi piace, brava. Sto facendo bene, sempre la stessa bene. Cosa. Batti 5. Oh sì, fammi leccare le mani. No, non ho detto lecca 5, Blu. Proviamo a aprirla insieme? Sì, va bene, allora, aiuto. Dammi la zampa. Ecco, ok, ecco, così. Tiro giù e apro. Brava, Blu. Guarda qui chi c'è. Che aspetta. Succede qui? Va bene, la adesso vi do la pappa un po' a tutte. Ok, aspettate un attimo. Guardate Liz come aspetta religiosamente i premi. Che buoni, quando me li dai? Va bene, Liz, Mary e Shirley, do qualcosa anche a voi. Però voglio vedere qualcosa in cambio, va bene? Liz, vammi a chiudere la porta intanto, per favore. Vammi a chiudere la porta, vai. Ancora, ma l'ho fatto già mille volte. Liz... col petto l'ha chiusa. Tra l'altro, raga, proprio con i nostri amici di Oasi saremo il 5-6 ottobre a Quattro Zampe in Fiera a Milano e stiamo preparando tantissimi... Sì, aspetta. Dicevo che stiamo preparando tantissimi giochi da fare insieme a voi, ai miei cani, ai vostri cani e divertirci tutti assieme. Quindi mi raccomando, non mancate che vi aspettiamo lì. Ne stiamo progettando delle belle. Ma vorrei vedere Mary che chiude la porta. Basta! Oh. Mary, vieni qua. Hai stufato, tu! Buon, di coppia, Blu e Mary. Bene, chiudi la porta. Brava, Cilletto, brava. Bene, continuiamo con Blu. Allora, Blu, vieni qua. Io ho la pappa nella mano. Dell'oriente. Aspetta, prima devo chiuderla. Poi c'è un petto sulla maglina. Brava, bene. Bene, raga, lo so che non è ancora niente, però bisogna avere pazienza in queste cose. Non so se avete visto tutti i video in cui vi insegnavo le cose l'anno scorso. I progressi sono lenti delle volte, anzi, spesso sono lenti, no, Blu? Qui, guarda, brava, ok. Guarda cosa succede, se stai qui,
e fai un po' di forza. Schiacciamo insieme. Brava! Ecco, hai visto quanto sono stata brava? Tieni, brava! Quindi come step abbiamo il salto, il tocco della maniglia, la porta che si apre, e quando la porta comincia ad aprirsi, anche se ovviamente l'ho sempre fatto io ancora, lei deve mangiare la pappa dentro la stanza. Deve capire che per mangiare la pappa deve accedere alla stanza. Noi ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lavorare su queste cose. Ci vediamo domani. Giorno 2, è arrivato l'inverno improvvisamente. Voglio fare una passeggiata. Abbiamo dormito tanto, siamo giro, belli freschi. E prima di fare il nostro training, aspetta, facciamo una piccola passeggiata prima di fare il training. Sarà ora. Oggi mi metto. Iscrivetevi. Ci siamo? E mettete mi piace a questo video. Tamarrissimi e pronti per imparare ad aprire la porta. Ma sono già capace, non hai visto? Approfittiamo per darvi un aggiornamento anche sulle condizioni del cammino di Liz. Vedete che ovviamente zoppica, perché se avete visto comunque anche l'altro video avrete visto che ha un'artrosi importante che difficilmente andrà completamente a posto, però l'importante è farla stare bene col suo problemino. E adesso sta camminando direi abbastanza bene. Diciamo che la situazione è sotto controllo. Mary invece sta come una Pasqua e Blue è incontenibile. Salute, aspettate ragazzi. E so che me lo state chiedendo, ragazzi, Shirley oggi è assente perché non aveva voglia. Ma come è messa quella lì? È sempre sul divano a guardare la televisione. Blue, non so cosa dirti, non aveva voglia. Ecco qua, sono stato io ovviamente. Oggi introduciamo il premietto al di là della porta. Quindi se apriamo la porta, di là mangiamo. Sei d'accordo? Sì, però proviamo subito. Sì, però fatti dare un bacino che alla fine ti voglio bene. Bello stick al manzo che non sbagliamo mai. Lo vuoi lo stick al manzo? Lo vuoi? No, lo devi mangiare se apri la porta. Metto lo stick al manzo qua. Tu non puoi prenderlo, ok? È lì, lo vedi? No, no. Io chiudo la porta. Facile aprirla così. Brava! Ok, apro la porta per raggiungere un obiettivo. Appoggio la pappa qui. Profumino di pappa. Brava! Mi va bene anche il muso. L'importante è che lei si ingegni e capisca che deve aprire questa. Non importa come. Vado, lascio qui, chiudo la porta. Bene stavolta. Porca miseria. Ok, col muso non riesce a spingere. Quindi salta, perfetto. Non sta imparando a fare un gesto, ma sta imparando... Porca vacca, ragazzi, quasi! Ma sta imparando ad aprire la porta in qualche modo, si sta ingegnando. C'è un problema, raga, Liz e Mary mi hanno invaso la camera. Sì, e non ci permettono di allenarci bene assieme a me, Blu. Ma ho anche la soluzione. Dammi da mangiare! Invece dei soliti premietti, per Liz e Mary gli diamo questi qua, che sono gli involtini col filetto di anatra. Questi sono da sgranocchiare e quindi se li vanno a mangiare con calma. E intanto io e Blu ci alleniamo. Oh! Figlio, lo voglio anch'io! No, non è per te, non è per te. Guarda come ci piacciono. Noi ci possiamo allenare intanto, Blu, dai! Allora, Blu, la pappa la metto qui, se non ce la mangia Mary. Mary non mangiarla, Tu per entrare devi aprire la porta, vai! Sprechiamoci, filo! Brava ancora! Dai, che sennò se lo mangia Mary! Ti spingo la zampina sulla maniglia, vai! Ancora lì, veloce, mangia, bene! Voglio provare a far vedere una dimostrazione di Liz, in modo che magari imitando capisce cosa deve fare ancora meglio. Andiamo a ritrovare Liz! 2 hours later. Vai! Facilissimo! Stai a vedere, Blu! Aspetta, Liz, cos'è successo? Non ho visto! Cioè, praticamente lascia fare Liz, non la guarda neanche mentre lo fa. Guarda. È quello che faccio io, Filo! Ancora Liz, ancora? Sta facendo come me! Mi hai copiato, Liz! Non so se capisce. Boh, non lo so. Ah, raga, un'ora di allenamento con Blu e questo è il risultato, Tra briciole di pappa, peli e ho pulito ieri, quindi sono sicuro che è solo roba di oggi questa. E ci vediamo al giorno 3. Dai, Filo, che devo insegnare a Liz! Sei pronto a imparare? Ah, ok, va bene. Non hai capito, Liz, che devi imparare, io lo so fare! Ti dico, apri la porta. Lo so fare, lo insegno anche a Mary. Oggi Blu deve imparare. Casinara, egocentrica, c'è parere. Vediamo se il duro lavoro di questi 3 giorni avrà dato dei frutti. Forza! Allora Liz, tu sarai il giudice e ci aspetterai dentro la stanza. Vediamo se Blu aprirà la porta per venire da te, ok? Sì! Vieni Blu. Arrivo! Dai, pronta? Apri la porta. Ho fatto, sto facendo come Liz. Dai, sì, ancora. Così che si fa. Vai Blu, apri la porta. Voglio farlo io. Vai Blu, apri la porta. Anch'io, Filo. Adesso vi faccio vedere io. Attenzione, colpo di scena. Ma te da quanto hai Non mi hai fatto fare niente in questo video. Quando hai imparato te? Raga, io non mi ricordavo che Mary fosse capace. Io sono la migliore, Filo. Guarda, loro sono arrabbiati con te e fanno bene.
Fa vedere un po', apri la porta. No, 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 non è qui. C'è Liz che è dentro, voi la state vedendo, io no. Non so cosa sta facendo con quella porta. Dai, gliela stanno chiudendo loro, dai. Palese, palese. Gli hai chiuso la porta? No. Ma come no? Ma che io? Ma dai, ma smetti. Qual è il vostro cane preferito? Chuck 89, ce la fai o no? Sì. Eh? Sì, sono pronto. Ce la fai o no? Sì, ce la faccio. La luce, ci arriveremo, ci arriveremo anche alla luce. Blu imparerà ad accendere e spegnere la luce. Ma non è oggi il giorno. A few moments later. Voglio imparare oggi, filo. Aspetta. Ci avevo detto che lo imparavo oggi. Lo faccio un'altra volta. Tac. Aspetta la luce. Vai, Blubli, apri la porta. Quella lì. Oh. Vai ancora, vai, apri la porta. Dai, Blubli. Dai. Sì, sono le bevute. Incredibile sta canolina. Brava, Blubli. Grazie, grazie. Brava Mary, se posso dire. Ma come più brava Mary? Vi ricordiamo che vi aspettiamo il 5-6 ottobre a Milano per quattro zampe in fiera con i nostri amici di Oasi, per tantissimi giochi con le mie bimbe e con i vostri cani. A presto!